Te chi sei? Insomma, un po', non è tanto facile così su due piedi raccontare una vita che è stata abbastanza movimentata e diciamo ricca di suggestioni, di pensieri approfonditi più o meno, insomma. Infatti ho in mente, in questa mente che è vulcanica soprattutto, ho in mente di elaborare un libro non solamente fotografico, ma anche così corredato, arricchito da testi, da aforismi. Ne dico uno, un aforisma che potrebbe essere il libro di apertura, o anche il titolo, ma il titolo è troppo bello. Non lo posso dire. No. Lo dico. Segreto. E questo aforisma è: io sono Rita Vitali Rosanti, è nata nel mese di febbraio, quindi come si dice, acquario, con ascendente all'occo. E poi dopo c'erano, cioè, tante cose, ma non... Lei è davvero un vulcano, io ogni volta che la vedo, a parte che va in giro spesso... Non proprio uno Stromboli. Ecco, a parte che va in giro spesso con delle etichette che lei attacca, dei post-it che attacca dei vari eventi, dove scrive: per fortuna ci sono anch'io. E secondo me questa la dice tutta. E secondo me lei ha perfettamente capito che nella vita ci vuole una Rita Vitali Rosati per tutti. Io ti più Rita Vitali Rosati per tutti. Sì. Insomma, ma poi sì, insomma, anche un'attenzione a quello che è il lavoro del singolo artista, ecco, che insomma in Italia soffre di una certa miopia, diciamo, forse come contrappunto al fatto endemico che c'è molta arte. Noi italiani abbiamo il 70% del patrimonio mondiale dell'arte, e siccome siamo pieni di arte, non c'è un paesino che non abbia una pala d'altare del 200, del 300, come si dice in Toscana. E allora l'italiano forse è ricco, no, di questa consapevolezza inconscia naturalmente, è distratto nei confronti dell'arte contemporanea, che ha bisogno di supporti fortemente economici per poter vivere, sopravvivere ed espandersi, ecco. Quindi non faccio un discorso così solipsistico per me stessa, faccio un discorso a largo raggio, perché non soffro solamente io di una certa distanza dal mercato, perché poi il quadro è un oggetto, come un libro, come un soprammobile, come una radio, come una moto, eccetera. Ha bisogno di un supporto economico per poter andare avanti e lavorare sempre meglio, perché, come dicono i francesi, c'est l'argent qui fa la guerre. Ma dimmi Rita, qual è il tuo stimolo quando lavori? Cioè, tu hai un fil rouge, hai qualcosa che comunque sia lega tutta la tua produzione, oppure ogni opera un'opera? Ho un gomitolo di fil rouge, se per quello, nel senso che ho sempre delle stimolazioni che mi fanno poi crescere una volta che poi le esprimo, e quindi forse l'esigenza di crescere, di accrescermi, fanno sì che poi metto in moto un meccanismo che è quello di rendere poi visibile questi modi miei dell'animo e della mente soprattutto, perché l'artista è un punto di incontro tra il cuore e la mente. Cioè, un'opera d'arte che non ha un pizzico di cuore, un pizzico di mente, o è mancante dell'uno o sovrabbonda dell'altro, per cui poi magari ne risente di questa valenza maggiore o minore. Mi sono spiegata? Come no? E dici, come stimolo appunto per noi che magari di arte... Ma l'arte non gliene frega niente a nessuno. A nessuno, sai. Vabbè, ma comunque facci qualche esempio di qualche artista contemporanea che... Facevo la velina magari, no? Però ci sono degli artisti... Posso fare la velona più che altro. Avevano proposto però, no? La velona? Sì, la velone. Ma dici, qualche artista contemporaneo che ti senti di segnalarci? Artiste contemporanee? O artisti? L'artista maggiore che io ammiro è Marina Abramovic, che ha qualche anno più di me, ma non più di tanto. E, insomma, già dagli anni 70 è stata una performance, cioè un artista performer. E mi sembra che sia, non è italiana, è slava. È di una forza
di una forza di impatto grandissima, insomma. E lei lavora sul corpo, anche lei fa delle performance, eccetera. Una è questa Marina Abramovic. Poi da tutti riconosciuto Maurizio Cattelan, che forse... A te piace? Maurizio Cattelan, sì, riconosco una certa genialità. E un altro... Ma poi ci sono varie situazioni, no? Per cui diciamo l'arte contemporanea è questa. Che mi piace Kossuth, cioè che è un altro concettuale, essendo io concettuale, cioè parto dal concetto, ma già Leonardo da Vinci diceva che la pittura è cosa mentale, quindi anche il pittore che usa il pennelletto parte da un momento mentale per poi trasferirlo sulla tela, quindi o trasferisce l'idea sulla tela con i colori o lo trasferisce attraverso il mezzo fotografico o video. Anche un regista che fa un film è un artista a tutto tondo, no? Certo. Questi sono i tre artisti. Progetti per il futuro? È di non andare a fare la calzetta, insomma, in un ricovero.